intanto vorrei rassicurarvi, sono venuto con questo, diciamo, fattone, ma non ve lo leggo e non infierirò sulla vostra pazienza. Permettetemi invece piuttosto, tanto devo dire che ringraziare gli organizzatori per un'iniziativa che normalmente non si fa. I partiti non le fanno su questi argomenti, le fanno occasionalmente, ma diciamo inserite in una cornice di carattere culturale, che è giusto, però sostanzialmente resa innocua. Da noi, io sono rimanese, parlare di mafia, parlare di casa nostra è ancora, diciamo, un grosso problema. Gli amministratori non ne vogliono parlare e quando se ne parla usano ed evocano gli anticorpi, no? La nostra società ha gli anticorpi. Balle, non ci sono, lo spiegheremo perché non ci sono. Gli anticorpi significa una società fortemente coesa e in grado di rispondere a tentazioni che riguardano in particolare il movimento di denaro, che sono le tentazioni più umane ma anche quelle più inquinanti, sulle quali rappresenta, ad esempio, in Emilia Romagna delle tre grandi famiglie, e presenza che data agli anni 70. Peraltro l'Osservatorio regionale, come passo il nostro San Giorgio, straordinaria istituzione della regione, ogni tanto manda ricerche alle amministrazioni che dicono: guardate che qua c'è del malessere, c'è un problema qui, là, e questa documentazione viene fatta sistematicamente sparire. Non vi sto a raccontare episodi, ho vissuto direttamente, ma insomma, fermiamoci. Quindi, voglio dire, un'iniziativa del genere è rara, coraggiosa e sicuramente avrete delle difficoltà a portarla avanti. Per esempio, in un programma elettorale, un argomento come questo, gli amici del SEL, i compagni del SEL, se lo fanno avranno qualche problema. Ve lo anticipo, non è bello, non sta bene, sporca l'immagine del luogo, della città, eccetera, eccetera. E veniamo al nostro. Il nostro San Giorgio, Riolese, era stato battezzato qui dentro. Io vi propongo una lettura nella forma di una sceneggiatura, dove tutto però è vero, diversamente diventerebbe un po' accademica la cosa. Ho fatto delle scelte, poi vedrete, per mettere a punto un pezzo della sua esistenza che nasce appunto qua nel 1840, figlio della piccola borghesia rionese, non era notaio, i notai allora non erano laureati, attenzione, però possidente come il padre, un ragazzo che si diploma alle normali a Imola, posto più vicino, che fa un giovane nella Romagna post un'Italia a cavallo fra la fine dello Stato Pontificio e la nuova Italia, un'Italia piemontese molto, in cui il risorgimento romagnolo si trova improvvisamente a che fare con un'amministrazione che introduce modelli, peraltro moderni, di tipo amministrativo e che però ritiene la Romagna fin troppo risorgimentale, fin troppo inquinata dalla presenza, diciamo, dei mazziniani e dei repubblicani. Bene, dopo a 18 anni deve decidere che fare. Non c'è lavoro. Le indagini economiche di quegli anni ci dicono che la nostra realtà è una realtà arretrata. Ancora non abbiamo le associazioni di operai, mancano le leggi, insomma. Quindi non c'è il treno. Allora muoversi voleva dire avere la stazione, non c'era. Quindi prende il suo diploma e poi entra nella polizia, prima Pappalina, 58-59, 18 anni, e poi giura fedeltà. 18 anni era un co, c'erano anche allora, veniva pagato mensilmente. E parte. E qui mi fermo, perché a questo punto vado alla fine. Quindi immaginate questo giovanotto, sveglio, lo vedremo,
che se ne va e inizia la sua avventura di subirlo su tutti i fronti caldi dell'Italia post-unitaria. Non ne ha persi uno. Giovanissimo combatte il brigantaggio nelle terre del brigantaggio, Lucania, Campania, Basilicata, Calabria. Non vi dirò in altre occasioni, parleremo anche di quella stagione. È sul fronte della Camorra, 1890, Napoli. Testimonianza importante di come lui trattava la questione e di cui lui era estremamente consapevole. 1898 nomina a questore di Palermo ed è quello su cui io mi soffermerò. Fermo immagine, sceneggiatura, ripeto, non c'è nulla però di, né di teatrale né di cinematografico. Novembre 7 novembre del 1907, Palermo, ufficio della questura, primo piano, piazza della Vittoria, sede dell'ufficio di San Giorgio. San Giorgio è solo in quella stanza, si annunciava, dicono le cronache, una primavera palermitana che uno può immaginare, gli odori, i profumi, i colori. La gente sciama sotto le vetrate del vecchio antico ufficio del noto San Giorgio, dove lui aveva lavorato per 15 anni. Sul tavolo, sulla scrivania, c'è aperto un giornale. È l'Ora di Palermo. Su quel giornale c'è l'ennesimo articolo contro la questura di Palermo e contro il questore. Mi sentite? È incerto, aveva smesso di frequentare anche il circolo dei nobili di Palermo, il luogo dove si ritrovavano un po' le delle istituzioni, non lo frequentava perché aveva fatto anche una scelta di non frequentare ambienti che conosceva e sui quali poi aveva scritto e detto alcune cose importanti che vedremo. 7 marzo 1907, ha 67 anni, deve prendere una decisione, anzi l'ha già presa, l'ha già scritta. Certo, c'erano aspetti familiari, era morta una figlia 5 anni prima, figlia di Primo Letto in Italia, ha chiamato i due figli Italia e Italo, Primo Letto, questo per dire come si sentisse civil servant, servitore dello Stato. E poi il genero che nel 5 si era suicidato perché il padre era un ammanco, era un funzionario delle, oggi diremo dell'imposta delle entrate, non saprei definire diversamente, non sappiamo se fosse vero, comunque si suicidò. Quindi c'erano ragioni familiari forti che lo spingevano, c'era l'età, era un uomo, aveva 67 anni, aveva la barba lunga, c'è una sola immagine che circa, peccato perché spero di trovarne altre, la barba lunga e bionda si era impolverata di bianco, insomma si era invecchiato, l'attaccatura dei capelli dava la nuca, però un uomo vigoroso per la vita che aveva fatto. E però stava per prendere una decisione. Chiamò il suo agente, il Ronca. Questo Ronca è un agente fidato che troveremo negli anni palermitani, un agente di prima classe, però di straordinaria onestà. Lo chiama e dà un foglietto, il Ronca non guarda neppure, batte il telegramma col quale annuncia al Ministero degli Interni e a Sua Maestà che si sarebbe messo, che chiedeva di essere messo a riposo. Il telegramma è molto asciutto, dice problemi familiari, il maestà